lavorare nell'ambito dei big data è un'attività particolarmente complessa, soprattutto perché non c'è una visione oggi chiara, precisa, una roadmap da seguire consolidata come in altri ambiti. Per cui diciamo diventa molto importante individuare prima di tutto qual è la che deve essere la strategia di adozione di queste tecnologie, soluzioni, di questi nuovi modi di pensare e di approcciare le applicazioni all'interno dell'azienda. Darsi su da subito un obiettivo, cosa voglio in qualche modo cercare all'interno di questi dati, utilizzare il paradigma della raffineria. Siamo circondati da dati di tutti i tipi, è molto complicato riuscire a individuare quelli che realmente possono servirmi per poter dare un'accelerata al mio business. Questo fondamentalmente lo si può fare puntando molto sulle competenze. È vero, non ce ne sono molte in giro, ma si può sopperire creando degli ecosistemi che permettono di portare a valore le competenze di business, le competenze IT, ma soprattutto la creatività di chi poi su queste basi solide, su queste competenze, è in grado di costruire qualcosa di nuovo, qualcosa, per dire agli americani, di disruptive. Esprivia lavora in quest'ambito da circa 16 anni, quando ancora non si parlava di big data, e la sua forza è proprio nella creazione di questi ecosistemi. La sua forza è nella competenza IT, ma comunque sempre arricchita da start-up che lavorano sul settore di nicchia e soprattutto enti di ricerca, università o altri di vario tipo, che supportano i team Esprivia nel capire come trattare queste informazioni. E questa è la forza dell'ecosistema che poi permette fondamentalmente di creare il valore che portiamo presso i nostri clienti.